L'uomo neolitico fabbrica i propri attrezzi per attività agricola e per la caccia. Falcetti, asce e zappe erano realizzate lavorando la pietra con la tecnica della scheggiatura e della levigatura. Tra le rocce, l'uomo ha preferito le più compatte e dure, ma facili da lavorare. La pietra più utilizzata è la selce. Questo nucleo è stato ricavato da un blocco grezzo di selce. Con l'impiego di un percussore di pietra che batte sul nucleo, si ottiene il distacco della scheggia o della lama. Le lame e le schegge possono essere poi ulteriormente lavorate, dando loro una forma più definita. La selce è la materia prima più utilizzata. Una pietra dura, ma allo stesso tempo di facile fratturazione, che si reperiva soprattutto sul Gargano, dove sono documentate miniere per un vero e proprio sfruttamento sistematico di questa materia prima. Accanto alla selce, nel Neolitico, si utilizza l'ossidiana. È un vetro di origine vulcanica, di colore nerastro e di particolare lucentezza e di facile lavorazione, utilizzata per la realizzazione di strumenti da taglio. L'ossidiana, definita l'oro nero dell'antichità, è una materia prima molto preziosa perché rara, in quanto legata alla presenza dei vulcani. L'ossidiana rinvenuta nel Pulo, infatti, proviene sicuramente da Lipari e la sua presenza attesta l'intensa attività di scambi commerciali tra le varie comunità neolitiche nel bacino del Mediterraneo. L'ascia era utilizzata nelle attività quotidiane dell'uomo preistorico, come per esempio nel lavoro dei campi. Le asce o le ascette, realizzate in pietra dure, erano molto utili per disboscare o tagliare i rami o dissodare i terreni, preparare i solchi per la semina, come avviene ancora oggi presso le popolazioni di agricoltori che vivono in alcune zone dell'Africa, dell'Asia o del Sud America. Questa ascia, ecco, presenta evidenti tracce d'uso ed è in calcare, materia prima molto utilizzata nel Neolitico e facilmente reperibile vicino al villaggio. Questi piccoli elementi in selce di varie forme venivano utilizzati nei lavori agricoli o nelle attività di caccia e di pesca. E le tracce lasciate dall'uso sugli strumenti ad un'analisi microscopica indicano soprattutto attività di taglio. Venivano infatti utilizzati per tagliare le spighe di grano o le piante erbacee ed arbusti per realizzare o riparare cesti e stuoie. Venivano immanicati, cioè inseriti e fissati sui supporti di legno con resine o collanti naturali.